tende a migliorare i collegamenti che esistono fra la rete Natura 2000 in Sicilia e a Malta. Scusi, ma le cartografie in questo momento sono sospese, per cui no, della rete Natura 2000 no. No, che dice? Lei fa confusione fra la rete Natura 2000 e la riserva. Una confusione enorme. No, no, mi scusi. Le cartografie della rete Natura 2000 le trova sul sito del Ministero dell'Ambiente. La rete Natura 2000 è gestita dal Ministero dell'Ambiente. Mi scusi, non sono sospese le riserve. Sono sospese le aree SIC e ZPS. No, ma guardate, io sono uno dei legali che ha curato il ricorso. Assolutamente. Ma dove è arrivato questa notizia? Siete informati male voi, perché no. L'unico. Mi scusi, cioè io sono uno. Lei può fare qualunque richiesta di sospensione, ma lei guardi i dati importanti, si collega al sito del Ministero e vedrà come la rete della 2000 è implementata anche da. Perché c'è una sospensione proprio delle cartografie di zone SIC e ZPS. La rete Natura 2000 non comporta un vincolo per territorio. In altre parole, quando l'amministrazione locale, la regione, la provincia, il comune, per l'importanza di un luogo, poi sta al comune decidere che cosa fare su quel luogo. Vabbè, non, la rete naturalmente non pone un vincolo preciso, pone semplicemente di dire come tu hai queste emergenze che sono importanti, le aree lacustri s'ammassano del tuo territorio nel caso specifico. Tu per gestire bene questo hai a disposizione una serie di strumenti, tra cui questi che stiamo utilizzando, per migliorare, per implementare la qualità del tuo territorio. Sta a te intervenire con progetti sottoposti a valutazione di incidenza, cosa che abbiamo fatto come è stato spiegato, va bene, che determinano una implementazione, una appunto di qualità alla biodiversità del tuo territorio. Questo è il significato di un SIC, va bene? L'evidenza di un luogo importante per la conservazione della biodiversità. Poi sta all'amministrazione locale decidere cosa fare. Nel nostro progetto non si parla di riserva per un motivo molto semplice, perché il nostro progetto l'abbiamo scritto ben 3 anni fa, quando ancora la riserva non esisteva. La riserva è intervenuta dopo. Se lei si legge attentamente il progetto, non c'è nessun riferimento alla riserva. Si fa riferimento solo alla rete Natura 2000. La rete Natura 2000, va bene, esiste sul territorio grazie a una direttiva comunitaria, non una legge della regione piuttosto che della nazione italiana. Noi non abbiamo scelto un pantano, abbiamo scelto la rete dei pantani su cui svolgere gli studi. Quindi gli studi hanno interessato tutti i pantani, ma concretamente dovevamo poi calare il nostro progetto operativo su un'area ben definita. Come è stato evidenziato, questo è stato fatto mediante un bando di evidenza pubblica, invitando, siccome i pantani sono tutti privati, invitando tutti i privati direttamente a casa loro, se inviata lei, però lo dirà questa Tossani, sono stati invitati direttamente le persone, solo 2 hanno risposto. A questo punto noi abbiamo valutato, e di questo io mi rendo responsabile assieme alla professoressa William, abbiamo valutato essenzialmente le caratteristiche ecologiche, tutta una serie di attributi di tipo naturalistico ecologico per scegliere il pantano su cui centrare, va bene, l'attività. Questo progetto, dicevamo poc'anzi, non è detto che lo porta avanti il comune, anche un singolo privato sul suo terreno, appoggiandosi a una comunità scientifica, può proporre alla comunità economica europea un progetto di restauro ambientale, a maggior ragione che la sua proprietà ricade all'interno della rete Natura 2000. La comunità economica europea stimola e implementa essenzialmente questo tipo di attività in cui il privato sta artefice della conservazione della biodiversità. Io ovviamente apprezzo il progetto, ci mancherebbe altro, né sono io l'interlocutore, però una domanda mi nasce spontanea: come mai allora sono sorti questi problemi anche di carattere giudiziario a questo punto su questa cosa? Voi come ve lo spiegate? Quali sono questi problemi di carattere giudiziario? Gli affatti sono, questo dovrebbe dirlo.